Giuliana De Sio svela. Sono scappata da mia madre. Giuliana De Sio è un'attrice italiana amatissima, che però ha attraversato molte difficoltà nella sua vita. Nello specifico, lei stessa ha raccontato in diverse occasioni di aver vissuto in un contesto familiare piuttosto complicato. In una lunga ed intima intervista rilasciata al Corriere della Sera, la De Sio ha ammesso di essere fuggita da casa sua pur di non stare più con sua madre, che aveva molti problemi. Giuliana De Sio, attrice molto amata in Italia, ha avuto un vissuto pieno di ostacoli e momenti di difficoltà che però non tutti conoscono. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attrice ha parlato della sua famiglia e di tutti i problemi che ha vissuto nell'infanzia, e non solo. La De Sio ha raccontato che suo padre, avvocato, ha lasciato la famiglia quando sia lei, sia la sorella Teresa erano bambine. Da quel momento è stata soltanto la mamma a prendersi cura di loro. Giuliana De Sio ha detto che sua madre era laureata in medicina, ma non aveva mai esercitato la professione. Secondo l'attrice, era una donna profondamente infelice e lei non ha mai conosciuto un'altra persona che fosse più infelice. Purtroppo, però, era anche alcolizzata e quindi la De Sio ha raccontato che al mattino sembrava di interagire con una madre normale. Con il passare delle ore, la donna iniziava a bere sempre più alcolici, fino a diventare solitaria ed aggressiva. L'attrice ha ammesso che, per provare ad avere un minimo di rapporto con sua madre, interagiva con lei negli orari in cui sapeva che fosse più lucida. Vivere con una persona con simili problemi, però, è molto complicato e così Giuliana ha confessato che ad un certo punto ha dovuto prendere la decisione di andare via di casa. La De Sio andò via e sua madre soffrì molto per questo, ma l'attrice sottolinea di essere consapevole che non aveva avuto altra scelta. Giuliana De Sio ha attraversato, ovviamente, un momento molto difficile e particolare a causa della sua situazione familiare. Al Corriere della Sera, l'attrice ha raccontato un altro periodo della sua vita che non scorderà, ovvero quello in cui è stata colpita dal Covid. L'attrice ha detto di essere stata una dei primi italiani ad ammalarsi di Covid, dato che risultò positiva a febbraio 2020, quando c'erano soltanto i primi contagi. Ovviamente la De Sio non era vaccinata, dato che la pandemia non era entrata nel vivo e all'epoca non c'era neppure il vaccino. L'attrice ha rivelato che probabilmente si è ammalata poiché, con la sua compagnia, viaggiava per molte parti d'Italia. Dopo i primi sintomi è stata ricoverata allo Spallanzani ed è stata male, ma al contempo le sembrava di vivere un'esperienza surreale. Infatti era chiusa in una stanza, non poteva avere contatti con nessuno, non sapeva ciò che accadeva all'esterno e quindi era tutto molto difficile da affrontare. Dal televisore in camera, poi, Giuliana De Sio ha raccontato di aver potuto vedere la portata di quello che stava succedendo, compresa la famosa fila di bari a Bergamo. Per lei, ovviamente, è stato scioccante perché ha capito che anche lei era sopravvissuta. Solo per una questione di fortuna e per l'attenzione dei medici. Alla fine, l'attrice ha concluso dicendo che nella sua vita ha superato diversi ostacoli ed è sempre sopravvissuta. Perciò ritiene di avere una buona fibra e si sente fortunata di aver scampato anche questo pericolo. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già la storia personale di Giuliana De Sio? E che idea avete sul racconto che ha fatto? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.